rilanciava ancora una volta la sua candidatura contro Pallegri. Iniziano a infastidire queste voci, no, comunque c'è una domanda costante anche a fine gara, ho visto la reazione di giuro Mediaset. che è una notizia questa di oggi, che so adesso perché non ho letto e non mi interessa neanche di leggere queste cose, perché comunque sia veramente non è un pensiero che ho nella testa. Il mio pensiero è quello di finire bene questo campionato e di fare veramente bene questo rush finale con il Parma, che è importante farlo bene, perché sennò poi se fai 3-4 risultati ancora male, tutto diventa un discorso in negativo per tutti quanti, e questo non è assolutamente un discorso che voglio considerare. Quindi penso solo esprimere a lavorare, per lavorare stiamo programmando, stiamo ragionando su quello che possono essere i discorsi da qui alla fine del campionato, in modo da trovarci poi quali proseguono le condizioni migliori per poter affrontare anche la stagione che verrà, ed è questo, soltanto le mie energie sono rivolte a questo. Tornando al discorso dell'infermeria, volevo chiederle di Palladino e di Mariga anche. Mariga oggi ha un controllo ancora e quindi vedremo un po' come sono le risposte. Conto che anche il suo problema sia un po' in una fase di risoluzione, anche se ancora i tempi, comunque un po' di tempo necessita assolutamente. Per Raffaele credo che ci sia oggi un consulto, perché in funzione del problema che ha avuto è stata fatta una risonanza, però era fatta dopo un giorno e mezzo, quindi c'era ancora tutto un versamento che non faceva vedere chiaramente quello che poteva essere l'entità dell'infortunio. Credo che adesso, o devo parlare ancora con i dottori, si sia riassorbito un po' e quindi dia delle immagini migliori per avere con più precisione quella che è l'entità dell'infortunio e quindi di conseguenza sapere che tempi ci possono essere. Tornando al discorso di Ampuero, mi ha un po' stupito la sua presenza in campo, perché quando l'avevo chiesto di Cerri mi era parso di capire che non ci sarebbe stato il coinvolgimento di altri giovani, perlomeno così immediato. Poi infine ci ha fatto questa sorpresa. No, beh, ma però in tutta onestà il discorso di Ampuero è un po' diverso, perché comunque Ampuero è un ragazzo che è qui, che si allena sempre con noi. Cerri c'è stato con noi solo in due o tre situazioni sporadiche, quindi è un giocatore che io ho sotto mano, sotto occhio costantemente, che ho visto. Era già onestamente un paio di settimane che avevo questa voglia, che mi prendevano un po' le dita in questo senso, e sono contento che lui abbia avuto lo spazio per poter far vedere quello che può essere, che non è assolutamente quello, ma è ancora meglio, secondo me, di quello che può fare ancora meglio. È un giocatore che comunque, anche dal punto di vista della personalità, andare in uno stadio come l'Olimpico contro la Roma, entrare e fare la sua partita, dimostra qualcosa di positivo. Il fatto che lo abbia preferito a Ninis, chiedo scusa per la domanda, però sa che nel calcio parlato se ne parla di questi temi, insomma, significa che evidentemente l'ha convinta di più rispetto al greco, che magari potrebbe essere considerato il primo degli eletti, tenendo presente che erano fuori gli No, altri. non è stata una preferenza in termini di, come dire, un giocatore piuttosto che l'altro, ma soltanto perché Ampuero, anche dal punto di vista dell'impatto fisico, mi dava qualcosa in più, quindi una squadra che comunque non era proprio votata a difendersi come caratteristiche dei soggetti, ho voluto avere anche un impatto fisico e poi un giocatore dal piede naturale, sul mancino, insomma. Ho fatto in questo senso qui, non ho fatto la considerazione meglio dal punto di vista di qualità Ninis, quello viceversa. Ninis è un giocatore che ha tutta la stima da parte del sottoscritto, della società, però che chiaramente è soggetto anche lui a delle scelte come tutti quanti.
Niente, no, a questo proposito le volevo chiedere sempre a proposito di Ninis, ma anche di Belfodil e anche altri giocatori, alle volte quando non vengono giocati, così, insomma, viene tirata fuori la definizione è perché non si allenano bene. Lei che è l'allenatore... No, nel caso di Isaac è un giocatore che, come voi sapete meglio di me, nell'ultimo mese soprattutto ha avuto un po' di problemi, ha avuto il dito rotto, ha avuto un problema e oltretutto anche domenica ancora è venuto in campo con una piccola, lui ha questa lesioncina che ancora non è completamente riassorbita, anche se sabato nell'allenamento ha dato delle sensazioni positive, però ancora quando fai cambi di direzione o del sollecitato così quando è in contrapposizione all'avversario ha ancora qualche fastidio, qualche difficoltà, e quindi è stato veramente un utilizzo il suo a singhiozzo sia durante la settimana che nella partita, quindi è soltanto una conseguenza, ma non perché si allena male durante la settimana. Ultimamente non si è allenato bene, ma è virtù del problema che ha avuto, non perché non aveva voglia di allenarsi, perché non era assolutamente questo il caso. Mister, prima del Torino, sempre da quella sede, ha detto il Parma non deve cadere nell'errore di aggredire subito l'avversario, di cercare subito il gol, ma comunque deve aspettare un pochino. Invece adesso col Pescara ha detto l'esatto opposto. Questa modulazione di atteggiamento dipende dall'avversario o, o dal periodo del... No, vabbè, forse non mi sono spiegato bene. L'atteggiamento deve essere quello di grande determinazione, grande aggressività, poi dopo il gol e le situazioni vengono di conseguenza, ma non voler andare a fare subito gol, voler subito mettere pressione ad un avversario che chiaramente dal punto di vista psicologico può avere difficoltà, e quindi se queste difficoltà tu non gli dai, non dai modo di mantenerle, ma gli concedi invece di piano piano di assorbirle e di gestirle, è chiaro che ti metti tu nelle condizioni peggiori, in questo senso qui, quindi noi dobbiamo essere subito aggressivi in questo senso. E poi è chiaro che quando tu sei come la Roma aggressiva e spingi e pigi sull'acceleratore ti capitano subito con due palle d'osso, possono capitare o non ti possono capitare, però comunque sei tu che imposti la gara cercando di imporre una situazione e non quella di aspettare gli altri. Vista la pausa, c'è qualche programma in particolare? C'è magari qualche partitella amichevole? No, intanto non c'è nessuna partita, sapete che adesso abbiamo 4 o 5 giocatori via, perché abbiamo Strasser che è via, Mesbach che è via, abbiamo c'è un Clero che è via, abbiamo 4 o 5 giocatori che non ci sono perché sono via con le varie nazionali, e quindi e sono oltretutto anche qualche giocatore che ha giocato meno, e quindi che eventualmente si poteva ragionare in termini di fare una partita per dargli minutaggio, però sono via per le proprie selezioni, quindi questo li complica un po', quindi noi faremo allenamento domani, il programma è quello di fare due allenamenti domani, due allenamenti giovedì, due allenamenti anche venerdì e poi lasciare sabato e domenica libero, però lo voglio vedere anche giornalmente, questo è il massimo del programma che ci aspetta. A posto?